Siamo completamente pagina, andiamo a Boston a vedere una classica festa religiosa con tanto di messa, statua del santo in processione e street food, il tutto organizzato per una buona causa a cui devolvere i proventi, curare i bambini affetti da autismo. Il servizio del nostro Stefano Salimbeni. Questo è un quartiere che ci sono i santi di tutte le regioni d'Italia, ma di napoletano non c'era nulla. Dopo tanto tempo siamo riusciti a fare una statua alle fonderie del Vaticano e abbiamo avuto l'onore che il Papa l'ha benedetta. Dopodiché l'abbiamo portata qui a Boston. Tutte le cose praticamente che mi ricordo che si facevano all'epoca le abbiamo ripetute qui. All right, let's go. Ci stanno tante napoletane qui e io penso che questa è una festa che diventa la più grande festa del posto. Ogni dollaro che viene dentro va tutti ad aiutare i bambini autistici, tutti. Mia madre e mio padre sono venuti qua l'anno 1969, mia mamma era parrucchiere, mio padre lavorava in una fattoria e poi io sono aperto un ristorante nel 2003 e tutte cose hanno andato bene. Io ero nato qua, cresciuto qua in questa comunità. Io nel 1987, era il mio primo ristorante. Adesso ce ho 7, ma prima tenevo 33. Ma non solo ristorante, ma ristorante, bar, salumeria, gelateria. I clienti americani, la capiscono la differenza tra cibo italiano vero o quello finto? Io penso che 20-30 anni fa era un po' diverso, ma la gente che venne a Boston sono le gente delle culture che hanno visitato certe città d'Italia e hanno visitato tutto il mondo. E noi volevamo fare una cosa solo di questo quartiere. Sono tutti i ristoranti che sono qua in questo quartiere, li abbiamo invitati. Una volta erano tutti italiani, è cambiato un po', però i ristoranti e i caffè che sono qua hanno mantenuto la heritage italiana che altre città non hanno potuto fare. In un quartiere così, in America, come ci abbiamo noi qua al North End di Boston, non esiste. Tutte le grosse personalità del Massachusetts sono state presenti questa settimana. Il governatore è un nostro simpatizzante perché sa che noi abbiamo preso a cuore questo progetto e lo vogliamo portare a termine. Adesso sto cercando di fare un gemellaggio Boston-Napoli diretto e vedremo un pochettino per degli scambi culturali per sponsorizzare sia la cultura che il business italiano per portarlo qui.